Ci sono donne in Italia che non se la passano proprio bene, donne costrette a piegarsi ai voleri altrui. Ci sono donne in Italia che non sorridono più, donne costrette a lavorare in squadre di discoteche e donne al mattino ad amministrare condomini. Donne che fanno le badanti ad uomini di una certa età per pochi spiccioli o per un posto di lavoro in TV o in Parlamento. Ci sono donne in Italia con nomi comuni, tipo Nicole, Ruby, Noemi, Patrizia o perché no Mara. Parliamo ad esempio della povera Nicole, che è costretta a fare avanti e indietro sulla sua mini trafficando coca da Milano a Milano 2. Oppure Ruby, che nonostante fosse la nipote di un capo di Stato, si faceva dalla Sicilia a Milano, da Milano alla Costa Smeralda, per raccimolare due soldi, perché non ce la faceva ad arrivare a fine mese. O parliamo di Noemi, che con un calcio in culo presidenziale passa da un casting all'altro senza successo. O parliamo di Patrizia, che per chiamare dei muratori è stata costretta ad assecondare le voglie di un imprenditore brianzolo. O parliamo di Mara, poraccia, povera Mara. Va prima al Sasso Maggiore e neanche vince. Poi prova a diventare dopo anni di ricerche e studi velina, ma senza esito positivo. Elisabetta la battò e adesso si è ridotta, poverina, a lavorare in un ufficio da scartoffie, ma sempre con abiti chic e il taglio giusto. Costretta a sposarsi mezza Roma pur di sopravvivere. Ma ci sono tanti altri nomi comuni, nomi di donne, come Daniela. Una donna con le palle, Chanel, ma pur sempre palle. O Maria Stella, povera maestrina, trattata male da tutti solo perché ha discusso la tesi con un altro professore. A tutte queste donne, donne, mi rivolgo a voi, non siete sole. Davanti a voi c'è uno spiraglio, c'è una luce, raggiungetela. Ma con gli occhiali da sole bucci. FICA, Federazione Italiana Cortigiane Acquistate.